Mazza, come sta l'industria musicale italiana? Mi sembra bene. Ma l'ultimo anno è andato molto bene, diciamo in linea con quello che è il trend internazionale, è cresciuta il 27, oltre il 27%, grazie soprattutto al digitale, che è stato poi un po' una risorsa anche per i musicisti, per gli artisti durante il periodo della pandemia, perché chiaramente con il fermo del live la musica registrata ha avuto almeno la fortuna di essere oramai fortemente digitalizzata. Questa è una transizione che si è completata, diciamo, in questi ultimi 2 anni, e la crescita del mercato è un po' un segnale sicuramente positivo anche dal punto di vista dei consumatori, che si sono mossi in massa verso le piattaforme digitali. I social quanto pesano in questo? I social hanno un ruolo sempre più importante, anche a seconda poi delle diverse categorie, per la promozione, per l'interazione diretta con i fan, e poi ci sono fenomeni che ovviamente sono esplosi proprio nel corso del 2020 e del 2021, tipo lo short form video, quindi parlo di TikTok ad esempio, che oramai è un fenomeno che di fatto promuove la musica, dove gli artisti e le case discografiche promuovono le novità. È uno dei momenti nei quali gli artisti attraverso questo social raggiungono i loro consumatori presentando anche i nuovi singoli. E anzi spesso serve anche a recuperare un po' di repertorio del passato. Questo sicuramente, per esempio, uno dei casi più eclatanti, forse possiamo anche citarlo, è stato quello di Baggin dei Maneskin, certo. Recuperato poi attraverso dei TikToker che hanno rilanciato un brano, loro avevano vinto con un altro brano l'Eurovision e Sanremo, e questo è tornato, era uno dei brani dell'album che non erano in quel momento in classifica e sono rientrati in classifica. Questo è un fenomeno che riguarda gli ABBA, che riguarda moltissimo catalogo anche. Senti, sembra un po' appunto che il comparto abbia fatto pace col digitale dopo un po' di qualche tempo di scazzottate. Cosa vedi nel futuro? Secondo te si può ancora innovare? Ma sicuramente il futuro del settore è di continua innovazione. Adesso, dopo lo streaming, chiaramente è apparso, come stavo dicendo, lo short form video, e ci sono nuovi canali anche per il live streaming, ad esempio, che si sono sviluppati durante la pandemia, che però avranno un ruolo anche nel futuro. Gli NFT, che sono un altro aspetto importante per la promozione di esclusive, di cataloghi con brani originali dell'epoca, ma rivisti in un formato magari digitalmente e visualmente anche nuovo. Quindi ci sono dei fenomeni, diciamo che oramai la musica attraverso le tecnologie scorre un po' come l'acqua, cioè appena trova un pertugio si inserisce, e questo fa sì che poi qualunque tecnologia possa potenzialmente trasformarsi in un veicolo della musica. Si diceva anche i like non fanno i live, secondo te invece sta cambiando anche questa cosa? Ma allora, diciamo che l'aspetto social è un aspetto importante, e è vero che uno non vive solo di like, perché poi si deve esibire, soprattutto dal punto di vista dell'artista, però abbiamo visto dei risultati notevoli del connubio, per esempio anche il connubio televisione social, abbiamo visto con l'ultimo Festival di Sanremo quanto è stato importante nel raggiungere determinati pubblici, soprattutto quelli della generazione Z, e soprattutto rilanciare addirittura artisti, produzioni artistiche e novità. Questo diventa sempre più importante, è un insieme di meccanismi che fa sì che la musica in questo momento sia una parte importante del digitale e abbia grande successo. Grazie. Grazie a te.